Così mi si vede, se non vero. Ciao, sono Jaser. Abbiamo gli effetti sonori comunque. Guarda. Ti amo, waffle. Sono io e te. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo esperimento. Allora, visto che abbiamo provato il pizza burger, il pizza sushi e sono tutti riusciti alla perfezione, oggi voglio unire qualcos'altro, qualcosa di diverso. Ho pensato, perché non unire tipo del pollo fritto a un waffle? Tecnicamente non so nemmeno cosa sono i waffle, ecco perché mi sono portato un ospite d'eccezione. Prego. Buonasera. Buonasera. Io non so cucinare. Mi serve sempre un assistente. Come una sfida? È diventata una sfida, non lo sapevo. Io sono venuta per una sfida. Ok. Sono venuta qui per vincere. E cacchio, amici, non mi piace di più. La ricetta di oggi prevede unire il classico waffle americano a del pollo fritto. E chiameremo questa ricetta waffle double cheeseburger bacon strips and... Chicken. Però siccome io penso anche a tutti voi che siete a dieta, perché io i commenti sotto i tuoi video li vedo e vedo che molta gente scrive: Giovanni, ma io sono a dieta. Per salvare la vostra dieta io farò la stessa versione del waffle burger ma in versione light. Quindi non ho capito cosa devi fare in realtà. Io faccio un waffle cheeseburger light. Però ovviamente siccome si tratta di una sfida lasciamo decidere a voi chi vincerà, quindi nei commenti scrivete a fine del video. Ovviamente a fine del video non valgono preferenze. Alla fine del video scegliete voi quale secondo voi è il più buono. Quindi direi che possiamo iniziare. Iniziamo con la preparazione dei waffle. Mi servono delle uova. Uova. Non così tante uova. Del latte. Senza lattosio, altrimenti questo mi riempie di puzzetta. E la farina, e utilizzeremo una farina di avena. La miglior farina di avena che potete trovare in commercio. Link in descrizione per la farina di avena. E ovviamente, essendo una preparazione salata, non metteremo zucchero o edulcoranti, ma metteremo semplicemente un pizzico di sale. Che è qui, non è questo il sale. Quello è fino, l'altro è grosso. E per la preparazione dei waffle ci sarebbe una... Ce lo so! Una waffoliera. Oui! Ok, sai fare l'impasto dei waffle? No, ma è una sfida e saprò farlo. Quindi Madlera! Ok, sto. Iniziamo con la preparazione dei waffle. Prego, prima signore. No, prego, prima tu, lo sapevo, mi copierà. Due uova intere. Anche io casualmente metterò due uova intere. Ma il guscio ce l'ha dentro? Davvero? Dai, hai messo tu il guscio. Ci aggiungo anche un pizzico di sale. Io ho bisogno di mettere il sale. Della farina di avena, ma potete usare della farina 0, della farina 00 o della farina integrale, prego. Uno scoop, abbondante. Io invece mescolo un po' le uova. Aggiungo il latte. Quindi sto sbagliando qualcosa io. Era proprio quello che volevo fare dopo. Ok, vado ad aggiungere due scoop di farina. Dopo uno fallisce, no? Miseramente. Che succede? Cerchiamo di togliere i grumi. Mi sembra impossibile qua. Fermi. Cioè, mi vedere come sto scullando. Pronto? Ci voglio fare. E me li farei. Adesso sono a Roma. Milano, però. Ma la prossima. Perché sotto dimentico. Pensavo di averlo. Insomma, allora io ho finito l'impasto, quindi passerei intanto a scaldare la padella. Pentola qui. Ok, tu fai i tuoi, io faccio i miei. Certo. Comincio io. Per non far attaccare la pasta, siccome già ti conosco. Ah, giusto, abbiamo preso. Pam, 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 pam. Cos'è il pam? È un burro in spray, zero calorie. Quindi posso fare questo? Fa schifo. Credo di sì. No. Com'è? Lo consiglio a tutti. Provatelo, mettetelo sui dolci. In zero calorie. Quindi così. Vai. Basta. Zero calorie. Mezza calorie, okay. Sopra. Basta. È la parte più difficile. Se pensi che l'abbiamo messo troppo, è esattamente quello che volevo. Lo si chiude e si aspetta. Allora, cosa ti aspetti dopo che ho appena fatto? Secondo me verrà bene. Okay. Anche perché la ricetta è mia. Sì, è sua. Ma sto sentendo scricchiolare lì dentro. Di Cristo. È un momento topico. Catartico. Sto friggendo tipo dentro. Cosa vuol dire catartico, eh? Tu lo sai, io no. Ci serve un leccapentole. Eh? Un leccapentole. Ci sono io? No, provami un leccapentole. Devi stare calma che devo osservare. Tu sai cos'è un leccapentole? No, ok. Quello è un leccapentole? Sì. Al sud siete strani. Ok, si sono gonfiati tantissimo, sono bellissimi. Wow! Quindi cosa ne pensi di questa ricetta? Potrei farmi il waffle domani mattina a colazione? Non penso, mi diletterò ancora in cucina dopo questo video. Dipende.
Se arriviamo a 10.000 like, potremmo anche dilettarci in cucina per un altro video. Un altro po', ho deciso. Mi piacciono ben cotti i waffle. L'impasto è la parte migliore. Non c'è. Otto! Questa è la prossima ricetta, nel prossimo video. Ricetta prettamente cinese. E uniremo alla pizza italiana. Ci sono. È perfetto. Ora tocca a me. Ciao. Il mio impasto. Ne facciamo altro, fammi. Vuoi mangiarli ora? È il momento che tu ti abbassi da questa videocamera. Ciao. Vi ricordo che in descrizione trovate la farina d'avena. So che tutti quanti utilizzate la farina d'avena per i vostri pancake. Che se volete una farina d'avena di qualità, quella... smettiamo. Quella, il bulk powder è in descrizione. Ma non solo. Un giorno vi parlerò anche di questa. La farina d'arachidi. Link in descrizione. Allora, io giro. Guarda come mi copia, oh. Sta a fare stessa cosa che ho fatto io. Quanto sono perfetti! Possibile, sono perfetti. Guarda, i tuoi sono tutti gnignigni, i miei sono invece perfettissimi, guarda. Capito? Giacomo sa perché sono confuso. Tu sei più confuso di me, immagino. Guarda come si sta gonfiando. Io vorrei farvi vedere quanto sono perfetti, eh. Sono palesemente più bravo a cucinare di lei. Questa è la dimostrazione che sono più bravo di lei a cucinare, vero Giacomo? Perché? Ma sei scema! Sono... Ti lasciare quel lato. No. Questo lato. Per continuare la ricetta servono cornflakes, del pollo, del bacon, poi la tua ricetta non la posso dire io. Delle sottilette. L'uovo. Sottilette, l'uovo. No, forse, vedremo. Allora, questi sono gli ingredienti del chicken burger fat. Per quanto riguarda invece il waffle burger light, abbiamo bisogno di del formaggio spalmabile light, delle zucchine grigliate e che è un bellissimo hamburger macinato scientissimo. Che ha scelto? Che c'è perché mi piace? Okay. Tocca a me. Qui ci metti metà farina e metà complex. Ok. Cosa devo fare per la preparazione? Mi servono due uova? Lo so io. Due uova. Oh, niente gusci. Stai notando quanto sto diventando più grosso mentre lo sono il video? Bravo. È un tornado, guarda. Ha un effetto stranissimo. Senti, ma due spaghi? La carbonara. Ci abbiamo il bacon, facciamo la carbonara. Poi, so quello che devo fare. Abbiamo degli scoop apposta perché bulk powder ci fornisce uno scoopino ogni pacco di cose che compri. Era tutto nei piani. Questo qua lo devo sbriciolare qua però. Grossolanamente. Basta. Poi si mette il pollo. Non la mettiamo la padella per scaldare l'olio? No. Prima però mettiamo la padella per scaldare l'olio. L'ho pensato io. Quanto olio ci dovrò mettere, sfigge? Tanto, pago io, non ci frega. Meglio sabbundare che deficere. Basta. Che come si impana Giovanni Fois? Ti faccio vedere. Tutti i cuochi, eh. Come si impana Giovanni Fois? Ora ti faccio vedere, lo insegno. Prendi questo, lo metti nell'uovo, poi lo passi qua. Però non è finita. La parte bella è che lo dovrai riportare un po' nell'uovo, con una mezza spennellata, e qua. Così. I migliori sbagliano, devi fare questo. Fatto, quasi perfetto, quasi molto ampio. Io sapevo che l'impanatura si fa in questo modo: farina, uovo e pan grattato. Non uovo, farina, uovo, pan grattato. È proprio per questo che lei non è una cuoca, signora Villica. Per caso lei è andata alla prova del cuoco? No. Sto sbagliando ogni cosa. Perché va sempre a finire così con me? Si mette così, poi l'uovo. Io mi scuso con il padrone di casa che gli stiamo sporcando tutta la cucina. Ma c'è quella parte in cui mi schizza tutto l'olio addosso per caso? Bello, mi è sempre piaciuta quella parte. Che bel suono! Chiedo scusa a tutti i cuochi d'Italia. Se volete insegnarmi a cucinare, scrivetemi una mail. Io vi porto a casa dei piselli freschi, ricotta fresca. Come faccio a capire adesso quando sto andando a girare? A cominciare a schizzare comunque. Avanti a chitarra! Fermi! Mi serve un'altra padella? Il bacon? Quello sopra. A parte che quelle sono due padelle. Tutto a posto. Ma non friggiamo anche il bacon? Mortacci tua! Oh, basta! Ti posso dare una mano? No! Puoi girarli? Sì, secondo me sì. Mortacci tua. Sembra di stare al KFC. È perfetto! Lo percepisci? L'unto, la bontà! Questo è fatto.
Le sottilette cheddar. Ok, fatto. È una parte molto complicata ora. Prendi il pollo fritto, una fetta di bacon. Prendi un'altra, prendi un altro coso. No, ho sbagliato l'ordine. Così. Così. Ho sbagliato. C'è del porno là, eh. Cos'è? C'è fortunatamente del porno qui, eh. Fai le tue cose. Ma tu non stai qui con me. Ma tu vai. E mentre loro mangeranno gli avanzi del chicken double burger, io penso a voi che siete a dieta e adesso facciamo la versione light dello stesso hamburger. Quindi abbiamo un hamburger da 200 grammi di macinato sceltissimo. Buono. Bravo. Quindi vado a cucinare l'hamburger intanto. Vai, sono in estasi. Se quello è buono quanto questo è la fine del mondo. Utilizziamo del formaggio spalmabile light. Mando poco, eh. È fitto. Quindi andiamo a mettere una generosa quantità di formaggio spalmabile. Perché generosa? Per renderlo più cremoso. Vado ad aggiungere anche le zucchine che sono state già grigliate un po' su tutta la superficie. Tipo bacon, ecco. Sì. Ma sai che quel bacon è strano? È un po' veggie. Del ketchup. Siamo a dieta ma siamo flessibili. Comunque sì, io sono flessibilissimo. Comunque non è giusto, io non posso competere contro quell'affare. Non è giusto. Nei commenti si vede già chi vincerà. Effettivamente l'hamburger è un po' grosso. Si sta sfaldando. Comunque secondo me KFC ti ruba la ricetta. Waffle, double, chicken, cheese, bacon è mio, eh. Con il copyright. Con cosa devi competere? Io dico niente. Senti, il mio non c'ha 800 quintali di calorie, ok? Questo è il pranzo della domenica. Questo è il pranzo di tutti i giorni. È la tristezza del lunedì. Io direi che basta perché a me la carne piace al sangue. Mi aiuti che io ti ho aiutato? Volevo sabotarla. Voilà. Ancora un po' di questo. Un po' di qui, un po' di qui. Sbam! Dai, non se la cava male! È carino! Guarda come sgosciola tutto, wow! Siamo all'assaggio, siamo all'assaggio e qui decreterà il vincitore di questa sfida. Sai già cosa scrivere, sai benissimo cosa scrivere. Proprio così fatta audacia. Mio Dio. È una cosa che va oltre il pornografico. Vabbè, epic fail, comunque. Difende, si difende. Anche perché guarda la carne. Cioè, vuoi mettere? Sei pronta ad assaggiare? Cheese, io ce l'ho tanto. Oddio, fermate. Oh, anche il mio è buono. Guarda che buono. Appa. Il pizza burger aveva raggiunto dei livelli mai visti nel mondo. Nessuno aveva mai visto dei livelli così alti di cibo. Poi col pizza sushi ci siamo un po' arenati nelle ricette. Poteva andare meglio il pizza sushi, ma era buono anch'esso. Ma qui, questo waffle double chicken cheese bacon burger. Burger. Is the best. È la cosa più bella che abbiamo fatto. Altro chiuso il gatto. Dai un voto al tuo però. Per te, cioè, è buonissimo. La carne è buonissima al sangue. Le zucchine danno quel tocco di sano. Il formaggio rende tutto cremoso. Vai, cioè, assaggia il mio, vai. Cosa vuoi di più? 8 fette di bacon. Io non so dove mordere. Ciao. Ciao, wow. Ali Fitness. Io mi chiamo Fitness e faccio cose fitness. Voglio che tu dai un voto al tuo e dai un voto al mio, sinceramente nel tuo cuore. Allora. No, sono veramente. Voglio una risposta sincera a questo. Al tuo do 10 per il food porn, 2 per la salubrità. Salubrità. A me do 10 per la salubrità e il fatto che è sano, fitness, si può adattare a tutti. E per il sapore do un 8,5. Ma io non c'entro, sono tagliato. Abbassa. Vabbè, così non si sa chi sono. Sei tipo mucca e pollo e genitori tagliati. In modo. Vabbè, ma scusa, ti devo fare i complotti. Sei in mezzo. Sei in mezzo. Che cosa di complotto, ragazzi? No, no. So che vuoi tenerlo quello.
Puoi anche tenerlo. Potresti dare un voto prima di andare via, grazie. 11. E qui... Ciao. Il video può concludersi qua. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se così è stata, arriviamo a... Vabbè, anche io voglio finire il mio, ora sembra che non è buono. È buonissimo. Ho altri impasti, altro pollo, altro fritto. Ne facciamo altri 10, ok? Arriviamo quindi a 10.011 like, che 11 è il voto del mio... 10.111. Lui ha detto 11, no 111. Quindi arriviamo a 10.011 like, per questa cosa porteremo un nuovo mix, una nuova ricetta, una nuova... Non so, questa volta non abbiamo rovinato nulla di italiano. Cioè il pollo fritto americano, i waffles americani, italiani, i commenti, non me rompete... Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate con il piccino della sfida, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Senza questa non sarebbe potuto succedere. Link in descrizione. Ciao.